Ciao a tutti, benvenuti e bentornati sul mio canale. Nel video di oggi, come avrete già capito dal titolo, proviamo insieme la palette di Makeup Revolution. Questa qui è la Chilled. Io l'ho acquistata a Londra, ma credo sia disponibile anche sul sito di makeuprevolution.it. Come vi dicevo, io ho comprato questa palette a Londra una settimana e mezzo fa, più o meno, e non l'ho ancora provata. Quindi ho deciso di provarla insieme a voi. Quindi oggi giocheremo un po' con i verdi, con i marroncini. Ci divertiamo un po', sperimentiamo un po' con i colori. Come tutti i video in cui provo una palette, non utilizzerò un primer sotto. Lo spiego in ogni singolo video, ma preferisco spiegarlo sempre perché le persone se lo perdono tendenzialmente. Non vado ad utilizzare il primer perché voglio vedere come rendono gli ombretti senza una base sotto che gli dia una mano, che gli dia quella spinta in più. È chiaro che con una base bagnata, con la base di P. Louise, tutto diventa molto più bello, molto più acceso, molto più intenso. Ma questo succede con ogni singola palette. Vogliamo vedere come funzionano gli ombretti sulla base più semplice possibile. Quindi io utilizzo correttore e vado a settarlo con la cipria. Se funzionano con una base così, con la base bagnata funzioneranno 10.000 volte meglio. Comunque, se siete nuovi qui, mi raccomando, non dimenticate di iscrivervi e direi di cominciare. Questo qui è lo schema colori della palette e questi qui sono gli swatches. Inizio con Leaf e un Morphe M441 e vado ad utilizzarlo come colore di transizione. Ovviamente qui sotto nei commenti mi fate sapere qual è il vostro look preferito tra i 5 che andiamo a creare. Ora prendo un Gesso Beauty 234 e il colore Plant e lo vado ad applicare leggermente al di sopra della piega dell'occhio e nell'angolo esterno. Riprendo il Morphe M441 e vado a sfumare i due colori insieme. Ora, sempre con il Gesso Beauty, vado a prendere Natural, che è un verde ancora più scuro, vado ad applicarlo nell'angolo esterno e nella piega dell'occhio. Allora, si è creato qualche fallout, però devo dire che per il momento i colori si sono sfumati molto bene, molto facilmente, sono belli pigmentati. Non sto riscontrando grossi problemi. Per adesso non male. Devo dire che i due verdi che ho utilizzato non sono poi così differenti l'uno dall'altro. Avrei preferito un verde ancora più scuro. Ora prendo un MAC 242 e la colorazione Mist e vado ad applicarla dall'angolo interno dell'occhio fino a tre quarti della palpebra mobile. A questo punto lo applico fino all'angolo esterno perché è comunque più scuro rispetto ai colori matte che abbiamo usato, quindi non avrebbe senso lasciarlo così. Questo colore è già così da solo. A me piace tantissimo. Ora voglio applicare sopra Goddess che è in glitter. Quindi ora vado a utilizzare il glitter primer, questo qui è di NYX, perché non penso che... Beh, oddio. Sto provando a picchiettarli con le dita per vedere che cosa succede. E devo dire che si attaccano veramente molto molto bene. Ci sono chiaramente stati dei fallout per quanto riguarda i glitter, ma me lo aspettavo perché non ho usato il primer, però devo dire che non utilizzando il primer, vedete anche voi, sono stupendi, si sono attaccati benissimo. Wow! Mi piace un sacco. Nella rima inferiore vado con un pennello a penna e vado ad utilizzare Plant. Allora, le ciglia sono solo appoggiate, non voglio usare il mascara perché poi quando mi strucco faccio un casino. Comunque, questo qui è il primo look completamente finito. Io lo amo alla follia, ci ho messo veramente poco a crearlo, non mi ha dato nessun tipo di problema, qualche fallout sì, vi dico la verità, poi io non ho rimesso la cipria sotto, quindi sono un genio, però è stato facilissimo, velocissimo e mi piace un sacco. Mi strucco l'occhio, riapplico la base e arrivo. Ok, passiamo al look numero 2, inizio con Relax, sempre con un pennello da sfumatura e vado ad applicarlo come colore di transizione. Prendo un Morphe M433 e uso il colore Cool nella piega dell'occhio e su tutta la palpebra mobile. Provo ad applicarlo con un pennello di Dior che è il numero 21, comunque molto simile a quello di Morphe ma con le setole un po' più corte e più dense, perché come potete vedere anche voi penso non mi risulta molto pigmentato al momento e voglio capire se è un problema del pennello o se è un problema del colore dell'ombretto. Quindi proviamo ad applicarlo con questo qui. C'è anche Burn che è un marrone scuro, più freddo, però ho paura che sia troppo scuro. Vediamo un po'. Un po' meglio, ma ancora invisibile.
Ok, vado ad applicare Exhale, che è un rosa brillantinato, su tutta la palpebra mobile. C'è qualcosa che non va. Vedete che è leggermente rosato? Proviamo con un pennello sintetico bagnato. Questo qui è il look numero 2 finito. Non mi soddisfa affatto, potrebbe essere molto meglio di così, quindi direi di cancellarlo e proseguire al look numero 3. Per me questo non è un bel look, per il semplice fatto che i marroni non mi hanno dato la pigmentazione che mi aspettavo, che mi sarei aspettata. Ah, il rosa brillantinato non è uscito molto bene, non è molto bello, quindi cancelliamo e andiamo avanti. Inizierei di nuovo da Leaf con il Morphe M441 che abbiamo usato prima, di nuovo colore di transizione. Ok, fino a qui tutto bene. Andiamo con Natural. Di nuovo sfumo. E andiamo con Haze dall'angolo interno quasi fino a metà della palpebra mobile. Poi vado ad utilizzare Candyland al centro della palpebra mobile e infine utilizzo Dupe nell'angolo esterno dell'occhio. Invece nell'angolo interno dell'occhio vado ad utilizzare Calm come punto luce. Ok, abbiamo qui il terzo look finito. Non mi dispiace sinceramente, ho avuto qualche problema con il colore più scuro nell'angolo esterno, i colori brillantinati non mi stanno particolarmente colpendo, per qualche ragione non mi stanno dando quelle vibes che vorrei. Dopo aver visto la Rose Quartz di Revolution, adesso le voglio tutte così. Mi dispiace, ma quello era il mio standard. Ora io inizierei con Relax come colore di transizione. Andiamo di nuovo a utilizzare Leaf. Proviamo a utilizzare Woof su tutta la palpebra mobile come base. Ok, proviamo a usare sopra Dupe, così lo vediamo singolarmente, vediamo un po' com'è. Proviamo a fare la stessa cosa con Uff, quindi applicarlo con le dita. Un pochino meglio rispetto a prima. Non mi soddisfa affatto. Utilizziamo Bud, che sono sempre glitter. Vediamo un po' come si applicano. E vado ad utilizzare anche Hybrid. Per quanto riguarda i glitter, Hybrid e Goddess si applicano abbastanza bene anche senza primer sotto. Sempre meglio usare il primer, ma volendo anche senza primer. Bud assolutamente no. Quindi per quanto riguarda Bud il primer è obbligatorio. Questo qui è il quarto look finito. Come potete vedere ho ancora dei fallout qui sotto. Passiamo al quinto e ultimo look. Inizio con Relax. Proviamo di nuovo con Cool e uso un Jessup Beauty 231. Vado ad applicarlo nella piega dell'occhio e su tutta la palpebra mobile. Vado ad utilizzare Burn nell'angolo esterno e nella piega dell'occhio per intensificare. Utilizzo Sativa o Sativa, non ne ho idea, su tutta la palpebra mobile. Allora, per questo look qui ho deciso di applicare soltanto il mascara, non le ciglia finte. Mi piace molto questo colore. Benissimo, è arrivato il momento di passare alle conclusioni finali. Quella che ha schioccata era la mia spalla. Allora, non abbiamo utilizzato proprio tutti i colori oggi. Ah, peccato, mancava soltanto Acapulco, questo qui. Peccato, non mi sono accorta, altrimenti avrei usato anche lui e avremmo provato tutto. Parliamo un po' più in generale. 11,99 euro, se non mi sbaglio. Dobbiamo pensare al fatto che comunque il prezzo è molto conveniente. Quindi per 11,99, sinceramente io un pensierino magari ce lo farei anche, senza però avere aspettative enormi, ok? Quindi se vi piace lo schema colori, se comunque utilizzate i verdi ma non così tanto spesso, ma volete uscire dalla comfort zone, ripeto, per i marroncini io questa non la comprerei, mi dispiace. Per i glitterati, queste tonalità sul verde, 11,99 sì, magari ce li spenderei. Di più, vi dico la verità, no. Voglio restare sul brand, quindi ho preso la Rose Quartz di Revolution. So che al momento è sold out, ma prima o poi vedrete che la rimetteranno, io spero. Voglio farvi vedere i brillantinati di questa palette.
sono una cosa fuori dal comune. Quindi io vi dico, per questi, io quella palette lì l'avrei pagata anche 25-30 euro. E Makeup Revolution, questa è la Forever Flawless Eyes. Io vi faccio vedere i brillantinati, ma anche i matte sono altrettanto belli, eh. Questi qui sono gli swatch, vedete quanto sono intensi, quanto sono brillanti. Invece con questa qui non sono così tanto intensi, vedete? Sono comunque carini, ma non brillano quanto questi. Tra tutte le palette che hanno fatto, questa sicuramente non è la mia preferita. Non per i colori, ma proprio a livello di formulazione. Costa comunque 11,99, quindi qualcosa ci si può fare. Non andate a indebitarvi per comprare una palette con i toni che piacciono a voi. Potete comunque crearci tanti look abbastanza facilmente. Non rientra nella categoria delle mie preferite di Revolution. Fatemi sapere un po' che cosa ne pensate voi in generale della palette, se vi ispira, se non vi ispira, cosa avete pensato dei look, qual è il vostro look preferito tra i 5. Spero tanto che questo video vi sia piaciuto, se è così non dimenticate di lasciare un bel like e di iscrivervi se ancora non l'avete fatto. Grazie mille per la compagnia che mi avete fatto oggi e spero tantissimo di vedervi anche nel prossimo video. Ciao!